La prima va appena accennata a lui, che sono da 3 anni con tante altre associazioni, con la prefettura di Napoli. Purtroppo ce l'avevo pure dietro, oggi lo lascio all'ospedale perché stamattina è stato presentato. In collaborazione con l'Istituto dei Tumori di Napoli, in collaborazione con varie associazioni di volontariato, con la prefettura di Napoli, stiamo facendo un percorso tra gli extracomunitari. E l'ha spiegato molto bene il prefetto di Napoli stamattina. Siccome queste persone a noi, tra virgolette, non seguono, nel senso che ci sono alcuni tipi di lavoro che noi non sappiamo più. Siccome queste persone vivono da noi, allora bisogna integrarle, altrimenti diventano clandestini e anche possono essere deviati attraverso altre cose. Quindi se noi li dobbiamo accogliere, è bene che vengano accolti nel migliore dei modi possibili. Al punto che l'anno scorso, in quest'anno, abbiamo fatto un libro sulla dieta mediterranea. La dieta mediterranea è anche la loro, non è soltanto degli italiani, anzi, per certi versi sono più loro. Poi ci sono varie ricette, come partito dal Comitato Regionale Campano, della dieta mediterranea campana, c'è stato un piatto benedettano, un piatto casertano, un piatto napoletano, e poi quella dei paesi che affacciano sul Mediterraneo, quindi c'è quello turco, quello non mi ricordo il nome. Questa è la prima volta. Stamattina proprio, penso che parleranno domani in giornale, perché c'erano tanti giornalisti, invece è stato presentato sempre in quest'ambito un nuovo progetto, questa volta insieme a uno dei nostri settori di punta, nostri del Pascale, non nostri della vita, che è stato finanziato dalla vita, perché la vita non spende una cosa. Hanno stampato in 5 lingue, russo, ucraino, polacco, portoghese, non mi ricordo la punta, la prevenzione dei melanomi, perché in questi popoli, la pelle è molto chiara, c'è un aumento di questa patologia, e quindi se noi li dobbiamo integrare, è bene che loro sappiano che esiste un'istituzione dove è possibile fare prevenzione, e soprattutto attraverso la lettura, che per loro diventa sennò difficile, vediamo in inglese, in italiano, sulla loro lingua, capire quali sono, perché il responsabile di questo reparto, il professor Muzzino, ora hanno notato che mentre gli italiani arrivano in fase quasi sempre, non vuol dire sempre, in fase iniziale, loro arrivano sempre in ritardo. Quindi, purtroppo, con terapie molto meno valide rispetto a quella efficace. La seconda cosa che vi dico è che se uno deve recuperare tutto. Quando i nostri concittadini che hanno commesso un reato vanno nelle case circondariali, si dice che dobbiamo recuperare. E io ritengo che sia giusto, perché se noi vogliamo che una persona si penta di quello che ha fatto, non deve essere abbandonata, come si dice, chiudo la cella e butto la chiave. Bisogna recuperarlo. E parlando con un amico, un anno fa mi è venuto in mente, e la faremo, penso, tra marzo, massimo, aprile, tutte e due, andremo a marzo, quando ci sarà la settimana della prevenzione, al carcere minorile di visita, e ad aprile andremo sempre nell'ambito della prevenzione al carcere di consoli dello femminile. Perché se parliamo di recupero, penso che uno totale, quindi loro dicono così, come voi avete avuto la giornatura con la me stasera, che siete venuti già a parlare di questi belli argomenti, ma devono essere belli perché bisogna avere un aspetto positivo e non negativo, loro devono sapere che se vanno poi con il dirigente del carcere, se loro hanno bisogno, io manderò anche il collega a fare la prevenzione clinica presso il carcere, perché non farlo? Se li dobbiamo recuperare, perlomeno diamo tutte le opportunità, se no quello quando esce mi dirà, ma scusate, ma la recuperiamo, ma il problema è abbandonato, la dentro, da me e da tutti.